Buonasera e ben ritrovati in Dentro la Notizia, che torna stasera in riva all'Adriatico, esattamente a Pineto, dove in collegamento Skype c'è il primo cittadino che salutiamo e ringraziamo, Robert Verrocchio, sindaco. Buonasera. Salve a tutti, buonasera a tutti. Allora, sindaco, partiamo dalla fine perché so che sei reduce da una visita in una delle aziende modello abruzzesi, sicuramente lo è nel nostro territorio perché è stata la prima ad essere riuscita ad applicare tutte le normative di sicurezza necessarie per riprendere l'attività lavorativa e parliamo della Ponzio. Ci dice il sindaco di Pineto che cosa ha visto con i suoi occhi e poi magari riusciremo a vedere in giornata anche noi perché so che c'era un cameraman con te. Sì, vengo proprio adesso da una visita molto importante e interessante presso l'azienda Ponzio Sud di Pineto, un'azienda che ha diverse generazioni alle spalle, un'azienda che ha colto appieno il significato della ripartenza in sicurezza, di una ripartenza di cui si ha bisogno per l'economia, ma di una ripartenza che se non avviene nella forma corretta e in un'assoluta garanzia potrebbe significare fare una falsa ripartenza. Ecco, abbiamo seguito tutto il percorso che fa, diciamo, il lavoratore, questo ci è stato consentito oggi, quindi passando per la fase dei test, quindi sierologici a cui viene sottoposto il lavoratore, e non solo il lavoratore, diciamo, assunto quindi dall'azienda, ma anche tutti i collaboratori della stessa azienda. Quindi non solo dal punto di vista della verifica e il monitoraggio del lavoratore, ma addirittura stanno monitorando anche i collaboratori, perché un'azienda poi si interfaccia anche con collaboratori esterni, quindi abbiamo visto anche operatori esterni quali autisti, trasportatori, quindi sono stati tutti coinvolti in questa fase importante di verifica dal punto di vista sierologico. Poi abbiamo visto come hanno organizzato proprio l'azienda stessa, quindi la quotidianità, quindi la verifica della temperatura ad ogni ingresso o addirittura all'interno dell'azienda come si siano organizzati con un sistema sofisticato, direi innovativo, anche di monitoraggio a distanza attraverso delle telecamere per verificare che non vi siano, come dire, vicinanze a rischio tra gli stessi operatori. Quindi, come dicevo, è un'azienda che ha compreso che la fase 2 è tanto importante da non doverla poterla mettere a rischio con malattie, prima di tutto, come dire, nell'interesse dei propri lavoratori a cui tiene l'azienda, ma in secondo ordine come garanzia della stessa azienda, quindi se vogliamo quasi una specie di una forma di certificazione dell'azienda stessa. Io spero che questo format possa essere davvero un modello per tutte le aziende, perché noi sappiamo che la fase 2 non è una fase che concederà maggiori libertà o riprese di attività perché non avremo più o avremo meno casi Covid sul territorio. Almeno oggi la scienza non ci dà ragione di credere che vi siano motivi appunto di tipo sanitario, scientifico, insomma, ma le uniche ragioni per cui andiamo verso la fase 2 è perché questo distanziamento sociale oggi ha consentito di contenere i contagi e quindi consapevoli che abbiamo necessità di andare verso una fase 2, spetta a noi, ognuno nel proprio ruolo, che sia il cittadino a casa quando esce per fare commissioni di prima necessità o che sia l'azienda o il lavoratore, a continuare a non perdere di vista tutte quelle che sono quelle misure importanti, perché stiamo vedendo in alcuni altri paesi dove stiamo assistendo in queste ore proprio all'inversione di tendenza rispetto al numero dei positivi, e questo è un qualcosa che noi non ci possiamo permettere. Quindi mi sono complimentato oggi con l'azienda Ponzio Sud per questo importante lavoro che stanno facendo all'interno dell'azienda. L'aspetto forse più incoraggiante è il fatto che si è verificato con mano che, nonostante le difficoltà, una buona organizzazione permette, anche in una fase altrettanto delicata qual è la fase 2, di procedere, di riprendere il cammino.
Sì, sicuramente sì. Io credo che nessuno avrebbe mai immaginato che per andare a lavorare all'interno di un'azienda metalmeccanico, qualsiasi azienda essa fosse, magari si potesse essere, lavoratore potesse essere sottoposto alla misurazione della febbre piuttosto che l'analisi del sangue. Quindi, se siamo arrivati a questa idea, a questa consapevolezza, è perché abbiamo maturato che ci sono degli interessi importanti, prima di tutto la salute, e la salute che poi di conseguenza deve essere al primo posto per consentire poi di rimettere in piedi l'economia. Quindi dobbiamo essere tutti in salute per poter far ripartire, insomma, il paese. Però sappiamo, lo dico ancora, ci sono delle, come dire, qualcuno le ha chiamate concessioni o comunque delle maggiori libertà o delle possibilità che ci verranno date dopo il 4. Dobbiamo capire che queste libertà vanno considerate secondo regole e comportamenti che noi adesso conosciamo e che non dobbiamo sottovalutare per nessunissima ragione. L'emergenza non è finita, non finirà per adesso, io credo, quindi ce la porteremo avanti ancora per molto tempo. Si tratta di capire e verremo messi anche alla prova. Dimostreremo se sapremo convivere con questa emergenza. Le possibilità in più che avremo di far ripartire, di essere un po' più liberi, dipenderanno e andranno di pari passo con il grado di consapevolezza che ognuno di noi avrà maturato, ripeto, sia a titolo individuale, ma sia anche l'operatore che adesso ha una grande sfida di fronte. Proprio ieri noi abbiamo riunito la consulta del commercio e del turismo, di questo abbiamo parlato, perché è vero che dovremo attendere, come dire, linee nazionali, e io auspico che le linee possano essere un po' sempre univoche e sempre dettate da un'unica fonte nazionale, perché altrimenti facciamo anche difficoltà noi sindaci ad interpretarle, non tanto noi, ma poi a farle capire ai cittadini. Però è importante che noi guardiamo verso la fase 2 senza sottovalutare nulla. Ovviamente tanto entusiasmo ci dobbiamo mettere, nonostante, come dire, la consapevolezza che non avremo dal punto di vista, dal punto di vista turistico una stagione normale, però entusiasmo nel dire cerchiamo di essere, di porre la speranza, questo ci deve essere di aiuto in questo momento per prepararci. Prepararci, essere consapevoli che se si avrà la possibilità, cosa che auspichiamo tutti quanti e stiamo lavorando per questo, per andare al mare, l'operatore che gestisce una struttura dovrà essere pronto ad organizzarsi in maniera tale da garantire gli standard di sicurezza. Se si avrà la possibilità, perché una riflessione fatta da tutti gli operatori è che la stagione, la riuscita della stagione, soprattutto per chi opera nel campo della ricettività, puntualizzo ricettività, mi riferisco agli alberghi, campeggi, B&B, dipenderà molto dal fatto che se ci sarà o meno una riapertura rispetto alla possibilità di andare a muoversi fuori regione. Se questa riapertura ci sarà, ovviamente, allora questo significherà che noi, seppur in ritardo, avremo una stagione e gli operatori si impegneranno insieme alle istituzioni, come dire, a difendersi, ecco, rispetto a quelli che possono essere i danni, ovviamente, colpa di nessuno. Ovviamente, se invece questo non dovesse accadere, noi speriamo che invece accada, perché altrimenti il turismo dovrà veramente fare una riflessione diversa dal punto di vista dell'organizzazione. In quel caso significherà ragionare con realtà della nostra regione. In questo caso gli operatori mi hanno comunicato, insomma, ma questo era un dato che sapevamo, che il turismo che si sposti in ambito regionale oscilla dal 7 al 10%. Abitualmente. Certo è che se non dovessero aprire, come dire, possibilità di spostarsi fuori regione, magari questa percentuale inevitabilmente aumenterà.
però è anche vero che abbiamo una costa lunghissima. Quindi questa è la speranza degli operatori adesso, che possa esserci questa riapertura. Però io intanto mi sono sentito di dire agli operatori, voi intanto dovete, così come faremo noi abbiamo la fortuna di avere una città che dal punto di vista delle misure ha già un distanziamento Naturale. sociale che va, sì, diciamo un distanziamento ambientale, chiamiamola così come qualcuno l'ha definito. Abbiamo spazi, non abbiamo una città con un particolare carico urbanistico, quindi abbiamo la possibilità anche di lavorare, stiamo già lavorando anche su una comunicazione da questo punto di vista. È ovvio che poi un'altra parte importante del lavoro lo dovrà fare l'operatore all'interno della propria struttura. Noi ci metteremo tutto il nostro impegno anche per coloro che gestiscono attività, penso alla ristorazione, che non avranno possibilità al loro interno, quindi presentare nella misura in cui potremo farlo anche la tosa per occupazione di suolo pubblico per consentire loro magari di spostare tavoli all'aperto, mi vengono in mente queste cose. Abbiamo detto anche che al netto di un bilancio che dovremo approvare adesso per consentire al Comune di essere operativo, ma siamo tutti consapevoli che appena avremo contezza, ecco, questo è un altro fatto, in tanti chiedono l'abbattimento dei tributi locali, premesso che nessun comune autonomamente è in grado di prendere decisioni così importanti, perché abbattere senza che ci sia, come dire, un sostegno nazionale. Le faccio un esempio: se una struttura non dovesse riaprire un hotel diciamo di media grandezza, non è solo il tributo che non arriva da quell'hotel, ovviamente di fronte un'agevolazione che il comune giustamente decide e vogliamo fare, ma automaticamente lì ci sono operatori presso quella struttura che non potranno lavorare e magari operatori che lavoravano anche solo la stagione, che magari d'inverno usufruivano della disoccupazione, quindi c'è una ricaduta che non si ferma dalla struttura, ma va oltre e va a colpire anche la famiglia. Quindi c'è un lavoro puntuale di analisi da fare, che noi vogliamo fare, ma che richiederà un'attesa di mesi, capire come andrà la stagione, capire chi sta lavorando e chi non sta lavorando, perché tutto il settore non domestico, per rimanere all'interno del tema della Tari, non avrà effetti o ricadute allo stesso modo. Se penso che il settore alimentare non si è fermato per niente, magari non sta dentro a questo ragionamento. Se penso magari che il settore dei barbieri, parrucchieri, estetisti adesso è fermo e giustamente avrà da rivendicare una parte dell'anno, non lo so, 2 o 3 mesi in cui starà fermo, ma poi ripartirà e magari il resto dell'anno tornerà a lavorare, si spera, abbastanza regolarmente, fermo restando che anche in quel settore ci saranno delle problematiche da gestire per quanto riguarda l'afflusso, eccetera. E se penso che magari altre attività lavoreranno meno, oppure delle altre ancora, ecco, tipo ci possono essere delle strutture alberghiere che se non dovessero riaprire le possibilità di spostarsi nella regione, potrebbe esserci qualche struttura che non riapre. Ecco, quindi è ancora presto per fare un intervento puntuale dal punto di vista tributario, fermo restando la volontà piena che noi abbiamo dimostrato ieri come amministrazione di voler fare, perché è ovvio che non vogliamo essere vicini a loro e non possiamo fare diversamente in questo momento. Però, insomma, io credo che adesso bisogna prepararsi. Poi abbiamo visto anche che quando ci sono le comunicazioni nazionali, il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, un minuto dopo, in base, come dire, alle novità, il Paese si riorganizza. Quindi, auspicando novità importanti anche dal punto di vista degli spostamenti, noi non possiamo trovarci impreparati di fronte a queste auspicabili novità che magari tutti gli operatori vorranno. Sì, entrano in gioco anche altre valutazioni quando parla il Premier, un minuto dopo, che non sono spesso valutazioni solo tecniche, ma che diventano soprattutto valutazioni politiche. E questo credo che anche in una situazione pandemica tipo questa, c'è ancora una parte della politica, una gran parte della politica, senza voler fare distinzioni di colori, che non riesce a capirlo. Io penso che alla gente dia molto fastidio, non fare valutazioni di natura tecnica, ma valutazioni di natura politica. Se ne verrà fuori mai da questa brutta vicenda, che fa parte della storia della nostra Italia? Guarda, c'è un qualcosa
Noi siamo anche confrontati a livello di sindaci. Io credo che l'emergenza, bisogna capire il livello dell'emergenza. Quando c'è un'emergenza comunale, la guida, aprendo il centro operativo comunale, se il livello è comunale l'emergenza, perché c'è un'emergenza nel mio comune, solo nel mio comune, diciamo che assume la guida il sindaco. Se l'emergenza si estende a più comuni, quindi a livello provinciale, diventa provinciale. Se è regionale, diventa regionale. In questo caso è nazionale, addirittura mondiale, però fermiamoci all'Italia. Questo significa che deve esserci una guida. Bo, po possa piacere, non possa piacere chi abbiamo, però deve esserci una guida. Questo non significa che poi gli altri livelli, mi riferisco a quelli regionali, non possano avere, come dire, anche proposte o idee migliorative per i territori. Però abbiamo una filiera, abbiamo l'ANCI, abbiamo la conferenza delle regioni, dove far convogliare queste proposte. E il fatto che arrivi un messaggio unico a livello nazionale è più coerente, dà maggiore serietà ad un paese. Il fatto invece che questo è quello che purtroppo a cui abbiamo assistito, poi spesso, ma non ne faccio una questione della regione Abruzzo perché è accaduto anche in altre regioni, dove le regioni poi applicano, fanno annunci o ordinanze diverse, addirittura dei comuni, più delle volte anche annullate, insomma, poi dagli stessi prefetti. Ecco, questo rischia di generare, soprattutto in una fase di ordinanza, e di emergenza, come dire, la sfiducia del cittadino, e noi Esatto. abbiamo adesso il dovere di cercare di tenere alta la fiducia del cittadino, a prescindere adesso dal colore politico. Questo è il mio pensiero, perché No, se è il anche il mio, cittadino perde la fiducia Sindaco, nelle è anche il istituzioni. mio pensiero, solo che volevo ascoltare quello di un politico attivo come te, no? Cioè, io la penso così, penso che molta gente la pensi come noi, eh? Non Sì, per siamo i carità. soli. Poi anch'io ho espresso, come dire, qualche riflessione, ovviamente nei modi corretti, senza polemica, cercando di essere propositivo su delle migliorie a livello regionale, se penso al bonus familiare, perché erano più, ovviamente non abbiamo fatto in tempo a condividere, ma l'ho detto nell'interesse, perché ovviamente non giova a nessuno né fare polemiche né nulla. Adesso dobbiamo far arrivare gli aiuti ai cittadini e a tutti coloro che ne hanno bisogno. Però per il resto dobbiamo cercare di tenere alta l'attenzione dei cittadini verso le istituzioni e soprattutto in questo momento anche verso e soprattutto verso le autorità sanitarie, che sono poi quelle che devono rassicurare i cittadini. C'è stato un momento davvero difficile che abbiamo attraversato tutti. Adesso ripeto, il distanziamento sociale ha aiutato tantissimo, ma non ci dobbiamo rilassare assolutamente, perché se pensassimo che ci siamo lasciati alle spalle il momento più brutto, allora vuol dire che stiamo sbagliando. Non abbiamo capito che la fase 2 rischia di tornare ad essere una fase 1. Prima ancora che ce ne rendiamo conto, quindi si va verso la fase 2 consapevoli di affrontarlo in un nuovo modo, fino a quando poi la scienza, attraverso i vaccini, attraverso non so quale farmaco, insomma, sarà in grado di debellare questo nemico invisibile che abbiamo. Robert, una curiosità più che altro perché in un collegamento precedente che risale credo a una quindicina di giorni fa più o meno, era il giorno nel quale il sindaco stava tamponando tutti i commercianti del centro. E mi ricordo che in 3 o 4 ore effettuaste circa 200 tamponi. Personalmente non sono venuto a conoscenza dell'esito di quella serie di interventi. Come andò? Allora, sì, noi quella iniziativa la chiedemmo a ridosso di una serie di comunicazioni che in quel momento sembravano particolarmente preoccupanti, quindi di comunicazioni costanti di aumenti di positivi, e decidemmo di avviare un'attività di monitoraggio, di precauzione e di verifica se tra gli operatori più a contatto con i cittadini vi fossero positivi asintomatici. Decidemmo di fare un primo turno partendo dal settore alimentare, che riteniamo essere il settore, non essendosi mai fermato, con operatori più a contatto con i cittadini. Quel giorno furono sottoposti a test circa 150 scarsi, 144 nella precisione di operatori.
Fortunatamente da quel primo test sono risultati tutti negativi e quindi siamo soddisfatti, però era per noi un atto dovuto accertarci che coloro che stavano lavorando, insomma, e stanno lavorando fossero tutti negativi, seppur, insomma, potevano essere positivi, inconsapevoli alcuni. Poi abbiamo proseguito con ulteriori attività. Nella settimana prossima completeremo questo screening perché vuole essere anche una forma di tranquillità per l'operatore, ovviamente dal punto di vista dell'attività, quindi per i suoi dipendenti, per il dipendente stesso, ma vuole essere anche una forma di tranquillità per chi poi usufruisce del servizio per le proprie famiglie rientrando a casa. Quindi è un'attività che non abbiamo ancora terminato. Pensiamo di terminare la settimana prossima. Verrocchio ha già ricordato che la fase 2 non vuol dire uscire fuori dai rischi, anzi, bisogna restare veramente come se fossimo quasi ancora nella fase attuale, cioè ancora nella fase 1. Nonostante, qui i dati sono di oggi, Sindaco, si continui a registrare un trend molto meno preoccupante che un mese fa, anche nel nostro Abruzzo, i casi stanno oscillando da 20 a 25 al giorno, con pochi, talvolta zero, oggi tre ad esempio, nella nostra ASL, nell'ASL Teramana. Sono segnali incoraggianti e basta, o sono segnali che ci stanno dicendo che a breve magari questa benedetta curva che sarebbe stata superata ha una discesa vertiginosa verso lo zero o quasi? Io penso che sono segnali che ci dicono che il nostro comportamento oggi sta pagando, quindi ha portato a risultati importanti e rassicuranti. Ovviamente, nello stesso tempo, lo ripeto ancora, sono risultati che possono cambiare nel giro di appunto 14 giorni, il tempo di una quarantena. E quindi sta a noi adesso affrontare la fase 2, ognuno con il bagaglio di esperienza e di educazione di cui ci siamo dotati con la formazione anche in questo mese e mezzo, stando a casa, ascoltando telegiornali, informazioni, social e anche uscendo, perché ognuno, molti di noi hanno avuto anche la possibilità di sperimentare quello che significa il distanziamento sociale e anche nello spostarsi. Ecco, bisogna affrontare ovviamente consapevolmente una fase 2 perché dovremo riprendere. Io non penso che possiamo andare avanti in eterno così, però bisogna farla anche intelligentemente, quindi non sottovalutare nulla perché, ripeto, ho letto su qualche ANSA da qualche parte, insomma, di alcuni paesi adesso dove i risultati che avevano una tendenza adesso stanno andando in senso opposto. Quindi purtroppo ad oggi non abbiamo notizie di carattere scientifico che ci dicono, che ci portano a pensare che il virus, si stia debellando oppure che la temperatura, non lo so, le condizioni climatiche portano a pensare che il virus non ci sia più. Non lo so, non ho queste informazioni, magari ci fossero. Quindi mi attengo solo a comunicazioni che arrivano, che sono quelle legate esclusivamente al distanziamento sociale per il momento, con la speranza che poi possano arrivare rassicurazioni di altro genere. Nel frattempo, noi qui a Pineto abbiamo cercato di tenere su uno stato d'animo anche lucido, di speranza, di tranquillità anche nei momenti più difficili. Abbiamo portato avanti attività, penso al centro diurno dei ragazzi, dei disabili, quindi abbiamo offerto loro la piattaforma per consentire di incontrarsi online. Ci sono dei settori della società che soffrono ancora di più, diciamo, questo distanziamento. Immaginate magari un ragazzo con una disabilità chiuso all'interno di una casa, non poter fare neanche quella uscita settimanale verso il centro diurno. L'abbiamo fatta sperimentare lì. Ringrazio la dimensione volontario, l'assessore sociale che ci ha lavorato anche. Lo stiamo sperimentando anche nell'ambito del centro anziani, Fiordaliso. Lì stiamo facendo un po' di attività anche di formazione per gli stessi anziani su queste piattaforme. La settimana scorsa abbiamo voluto non interrompere anche, diciamo,
la celebrazione della ricorrenza del 25 aprile, abbiamo coinvolto molti musicisti, professionisti e territorio. In vista del 1º di maggio si stanno organizzando i ristoratori del posto, seppur a distanza, attraverso una collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Giulianova, per come dire, mantenere alta l'attenzione su un piatto teramano. Io dico sempre che la città di Teramo è stata davvero una città grandiosa dal punto di vista Ti abbiamo perso nel della momento in cui, valorizzazione di questo piatto, Robert, molti ristoratori anche a ti Pineto per questo. abbiamo perso per un attimo nel momento in cui stavi rendendo omaggio. Walter. Sì, ti ascolto, spero che tu ascolti me, perché stavo dicendoti che ti abbiamo perso proprio nel momento in cui stavi rendendo omaggio al cosiddetto piatto dei piatti che sono le virtù. Sì, esattamente. Sono quasi 20 i ristoratori che attraverso il domicilio o l'asporto si sono organizzati per preparare il piatto delle virtù. Ecco, anche questo abbiamo voluto attenzionare in occasione della giornata del 1º maggio, che poi è la festa dei lavoratori, che ahinoi quest'anno assumerà una veste particolare, unica, diciamo, negli anni. Avrei voluto chiederti dell'altro, se non avessimo in questo finale di collegamento qualche problema di troppo quasi insormontabile, direi, ma in una prossima occasione tornerai ospite di Dentro la Notizia e ci racconterai che cosa ha portato in Robert Verrocchio uomo e Robert Verrocchio politico questa triste esperienza. Ne parleremo prossimamente. Sindaco, però ti ringrazio per la disponibilità. Buon proseguimento di giornata. Grazie a te, Walter, grazie a voi. Buon proseguimento. Grazie.